Maria Elena Boschi è stata la grande protagonista dell'Assemblea di Italia Viva che si è svolta alla Casa dell'Energia. Dopo l'introduzione del coordinatore provinciale Gianni Ulivelli e del consigliere regionale Stefano Scaramelli, Maria Elena Boschi ha dato la sua valutazione sul momento politico attuale. Critica valutazione sui primi passi del governo Meloni. È un giudizio negativo perché più passa il tempo e più diventano evidenti da un lato le discussioni all'interno della maggioranza e quindi la mancanza di stabilità dentro al governo, poi sono appena degli scricchiolini. Noi sappiamo che ancora buona parte dell'opinione pubblica ha una simpatia per questo governo, ma cominciano a vedere proprio i limiti nella loro capacità di governare. In vista del voto alle regionali, ribadita la linea del terzo polo. Azione Italia Viva lavoreranno insieme anche per le amministrative, anche sul territorio, sui prossimi appuntamenti. Sul congresso PD la Boschi ha detto di non tifare nessuno dei candidati in lizza. Rispetto molto ovviamente il dibattito interno che c'è all'interno del Partito Democratico, ma io non sono ossessionata dal PD, non sono ossessionata dal loro congresso. Mi auguro che anche nel PD finisca l'ossessione verso Renzi, la stagione renziana, perché pare che la discussione dentro al PD sia tra chi è più anti-renziano. In realtà, cancellando anche una stagione di riforme straordinarie con i nostri governi, che ha dato a questo paese leggi importantissime sul sociale, che ha dato industria 4.0, che ha portato ad abbassare le tasse, che ha creato oltre 1 milione di posti di lavoro. Se nel PD qualcuno se ne vergogna, noi continuiamo a esserne orgogliosi.